PA, che Formez organizza insieme ad Agid, Umana ed AICA per aiutare, diciamo, tutti i funzionari della pubblica amministrazione e coloro che vorranno partecipare al percorso ad approfondire e a perfezionare le competenze digitali di ciascuno. Questo corso, questo webinar è la chiusura del corso precedente e l'apertura della terza edizione e vi, diciamo, racconterà, vi spiegherà come è organizzato il percorso, che consiste appunto in una parte di assessment e poi di partecipazione ai corsi di formazione. Vi ricordo che i nostri relatori di oggi sono sia di Agid, sia di Umana, sia di AICA. In particolare abbiamo appunto Rosa Maria Barrese e Maura Montironi di Agid, Riccardo Squizzato e Franco Patini di AICA, Roberto Mascali di Umana, Pierfranco Ravotto di AICA. Io prendo, non rubo più tempo ai relatori perché abbiamo un programma molto ricco. Vi ricordo che ci si può iscrivere a questo percorso formativo fino al 7 febbraio, soltanto utilizzando la mail formazione@agid.gov.it. Trovate tutte queste indicazioni e molte altre nella pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Questa è un'iniziativa che ricade all'interno del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale per la PA, che Formez realizza per conto di Agid all'interno del programma PON Governance, come potete vedere appunto dai nostri loghi di progetto. Io lascio la parola a Rosa Maria Barrese e Maura Montironi che vi introdurranno al corso e al percorso di formazione. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi, come diceva Patrizia, è la prima giornata di incontro con un nuovo gruppo di partecipanti a questa iniziativa e la giornata di chiusura dell'edizione precedente di questa iniziativa. Questa iniziativa è un progetto di formazione destinato ai dipendenti della pubblica amministrazione per introdurre concetti fondamentali che abbiano a che fare col tema delle competenze digitali. È un progetto che ha una storia abbastanza lunga e vorrei anche inquadrarla insieme con voi. Intanto immagino che voi sappiate che cos'è Agid e che cos'è il Formez dal momento che siete approdati a questa iniziativa. Il background è il seguente. Agid, proprio statuto, perché indicato dal CAD, predispone un piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. È un piano che è rivolto alle amministrazioni. Dà indicazioni sulle scelte, diciamo, strategiche, per la trasformazione digitale di tutte le amministrazioni e all'interno è un piano molto articolato. All'interno, del piano, c'è una parte che è dedicata al governo della trasformazione digitale e un ruolo importante, è affidato ai cosiddetti responsabili della transizione al digitale. I responsabili della transizione al digitale hanno, sia da CAD, che diciamo, da altre norme, hanno un ruolo molto importante, nel governare la trasformazione all'interno delle proprie amministrazioni e nel fare da tramite tra la propria amministrazione e le scelte, diciamo, centrali. Ora, tra i ruoli,
tra i compiti del responsabile della transizione al digitale c'è anche quello della formazione dei dipendenti dell'amministrazione di appartenenza sul tema delle competenze digitali. Quindi noi abbiamo pensato nello scrivere il piano, nel definire le azioni dei responsabili della transizione al digitale all'interno del piano triennale. Abbiamo individuato anche una serie di azioni che hanno a che fare proprio con la formazione e con questa iniziativa pensiamo di dare uno strumento ai responsabili della transizione digitale per avviare una prima formazione dei dipendenti della propria amministrazione. Qual è la nostra motivazione? Beh, noi come Agid abbiamo una vocazione per la formazione che viene da molto lontano, viene addirittura da quando eravamo autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Abbiamo realizzato molti corsi per le pubbliche amministrazioni, tra l'altro corsi a titolo gratuito. Tra le funzioni di Agid c'è quella della formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione sui temi, allora si diceva dell'informatica, allora si diceva dell'ICT, oggi si dice sui temi della trasformazione digitale. E molte di queste azioni le abbiamo condotte con dei partner che per noi sono storici, cioè Formez PA. Chi meglio di Formez PA ha le competenze, la cultura, gli strumenti per realizzare, per aiutarci a realizzare questi corsi. Quindi questa iniziativa mette insieme quelle che sono le funzioni di Agid per l'appunto e quelle che sono le partnership ormai consolidate in tema di formazione e in tema di trasformazione digitale. C'è un altro elemento. Con il Covid-19 c'è stata una iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale che ha chiesto ai privati di mettere a disposizione delle risorse formative gratuite. Ecco, in questo quadro AICA e Umana ci hanno messo a disposizione questo corso che è un corso di introduzione alla cultura digitale. Di nuovo, AICA e Umana sono ovviamente adesso sono con noi in partnership, ma sono dei soggetti presenti sul mercato che hanno anche nel tempo hanno avuto un importantissimo ruolo per l'introduzione appunto ai temi della cultura digitale sia nel privato, ma anche molto molto nel pubblico. E nel tempo hanno sviluppato e affinato sempre più gli strumenti di formazione, li hanno affinati sempre più e collaborano col Formez, col Dipartimento della Funzione Pubblica, proprio per la realizzazione di sillabi proprio sul tema delle competenze digitali. Cosa c'è diciamo non di nuovo, ma di caratteristico in questa iniziativa, che naturalmente, soprattutto dato il Covid, ma anche perché comunque ormai sta diventando una modalità di formazione affermata, ecco, si parla di fruizione in modalità e-learning. Con molti dei colleghi di AICA nel tempo abbiamo
proprio lavorato ai temi dell'e-learning, ai temi delle metodologie da mettere a punto per la formazione e-learning. Ecco, oggi la modalità e-learning è una modalità matura ed è la maturità che noi presenteremo in questa iniziativa. Questa iniziativa è costituita da blocchi. Da blocchi che è importante seguire. La collega Maura Montironi vi racconterà come sono organizzati questi blocchi, e poi i colleghi di AICA e di Umana andranno in dettaglio, andranno in un maggiore dettaglio, proprio per illustrare ai nuovi partecipanti come è organizzata la fruizione. Su questo io chiederei di essere molto attenti, perché è un percorso non semplicissimo, quindi è un percorso che bisogna seguire e che ha alcuni passaggi chiave di cui vi parleremo. Naturalmente in questo percorso è di fondamentale importanza la parte iniziale, che è quella della autovalutazione delle competenze digitali. Perché è importante? Perché permetterà a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, di capire qual è il proprio posizionamento e che cosa approfondire meglio nel successivo percorso formativo. Si parla spesso di valutazione, di assessment, di autovalutazione. Vorrei tranquillizzare tutti: non è una valutazione, è una valutazione che serve solo a voi. Non è una valutazione che vedrà nessun altro se non voi stessi, e che vi permetterà, appunto, come dicevo, di conoscere quali sono eventualmente i vostri gap, se ci sono, su questo percorso, ed indirizzare quindi poi il percorso formativo successivo. Che dire? Io direi che a questo punto forse la cosa migliore è entrare nel vivo della descrizione di questo corso, ma di questa iniziativa, e passerei la parola a Maura Montironi, la quale vi racconterà però anche, questo a beneficio dei colleghi che hanno già seguito il corso alla sua seconda edizione, vi racconterà anche quali sono i risultati finora conseguiti, e vi darà un quadro, appunto, dei percorsi che sono stati seguiti. Finora ad oggi, noi abbiamo, questa è la terza edizione del corso, abbiamo organizzato una prima edizione, che è stata un'edizione pilota, che ci è servita a tarare l'organizzazione del corso stesso. Ecco, vedete voi stessi, dal 31 marzo al 31 maggio abbiamo svolto questa prima edizione. La seconda edizione è quella che si conclude oggi, e da oggi stesso parte, per l'appunto, la terza edizione. Su questa edizione c'è stata una grandissima richiesta di partecipazione da parte di tutte le amministrazioni. Noi vi raccomandiamo, per chi si è iscritto, di concludere il percorso formativo, di non abbandonarlo, soprattutto perché, data la grande richiesta di partecipazione, accettare un gruppo di persone significa non accettarne altre. Quindi concludere il percorso significa, ecco, non togliere il posto, finalizzare la propria partecipazione, e soprattutto non togliere il posto ad altre persone che aspirerebbero a seguire il corso. Naturalmente abbiamo un numero relativamente chiuso, perché non possiamo accettare, cioè per gestire queste edizioni, non possiamo accettare un numero illimitato di persone. Pertanto, chi entra è veramente fortemente invitato a seguire e a concludere questo percorso. Noi
Per le persone che entrano oggi, ci vedremo, una seconda volta all'incirca a metà percorso. Maura vi darà un quadro dei prossimi appuntamenti e poi ci vedremo alla fine per fare il punto della situazione. Passo subito la parola a Maura, che ringrazio. Rosa, buongiorno a tutti, bentrovati. Sì, come diceva Rosa, questo nostro corso i4job si trova all'avvio della terza edizione. Abbiamo realizzato una prima edizione pilota con alcune amministrazioni che in collaborazione con alcuni responsabili per la transizione al digitale che hanno fatto da tester e ci hanno fornito feedback e suggerimenti per agevolare poi le successive erogazioni del corso. C'è stata quindi un'edizione che è partita il 1° dicembre scorso e di cui oggi appunto ci troviamo a realizzare il webinar conclusivo e oggi proprio partirà una nuova edizione. Abbiamo già raccolto diverse adesioni per l'edizione che parte oggi, ma comunque sono aperti fino al 7 febbraio prossimo. Come diceva già Rosa, il corso è rivolto ai dipendenti pubblici, è un corso gratuito e in prima istanza quindi si rivolge al personale degli uffici per la transizione al digitale, vuole essere uno strumento messo a disposizione da parte di Agid, in collaborazione quindi con i partner AICA Umana e Formexpia, per i responsabili della transizione per favorire la crescita delle competenze digitali all'interno del personale dell'ente. Per questo, la richiesta di iscrizione al corso dovrà pervenire alla casella di posta dedicata formazione@agid.gov.it da parte del responsabile della transizione dell'amministrazione, quindi del vostro ente, oppure in mancanza di nomina dello stesso da parte del dirigente del vostro ufficio, ma ormai gran parte delle amministrazioni hanno provveduto alla nomina del responsabile per la transizione al digitale. Ovviamente per agevolarci in queste attività vi chiediamo di indicare l'oggetto richiesta di iscrizione al corso di formazione Introduzione alla cultura digitale i4job nella mail e nella mail per ognuno dei dipendenti segnalati dal responsabile per la transizione al digitale, vi chiediamo di inserire ovviamente nome, cognome, ufficio di appartenenza e cortesemente l'email istituzionale del partecipante. Questo perché poi i singoli ovviamente saranno autonomi nella fruizione dei contenuti del corso e nella realizzazione delle attività di assessment, di autovalutazione quindi delle proprie competenze, però a noi è necessario ovviamente associarli, ed essendo un'iniziativa rivolta al personale pubblico, associarli all'indirizzo email istituzionale. Le iscrizioni, come vi dicevo, sono aperte fino al 7 febbraio prossimo per questa edizione del corso che parte oggi e si concluderà il 21 marzo. Finora, come potete vedere, hanno aderito a questa possibilità, a questa opportunità che è stata offerta da Agi, dalle amministrazioni, in collaborazione appunto con i partner che vi ho già citato, numerose amministrazioni di diversa tipologia, amministrazioni locali, quindi regioni, comuni, città metropolitane, ma anche di amministrazioni centrali, quindi agenzie, ministeri e altre tipologie, università e altre tipologie di enti. Quindi, come potete vedere, gran parte dei partecipanti si sono stati indicati, diciamo così, sono personale delle regioni e province autonome, questo perché ovviamente magari hanno anche una maggiore familiarità con le iniziative che vengono realizzate da Agid. Inoltre, molte regioni hanno colto l'opportunità appunto di estendere a buona parte del personale la possibilità di accrescere le loro competenze digitali. Ovviamente, come diceva Rosa, vi chiediamo, come dire, l'opportunità viene messa a disposizione con il massimo entusiasmo, ma vi chiediamo anche di rispondere con impegno all'opportunità che vi viene messa a disposizione e quindi di completare le attività richieste, appunto perché, dati i numeri, ci potremmo trovare insomma, a non poter poi dare il posto ad alcuni partecipanti in futuro. Come vedete, da quasi tutte le regioni d'Italia abbiamo avuto partecipanti, più o meno equamente distribuite fra nord, centro e sud.
E come vedete, gran parte, alcune regioni hanno avuto un numero maggiore di partecipanti, tipo appunto Regione Marche, Regione Sardegna. Parlo di regione, ma intendo comunque amministrazioni del territorio regionale. Durante le prime due edizioni del corso abbiamo raccolto ovviamente feedback dei partecipanti. Per quanto riguarda i feedback più positivi, diciamo, i partecipanti hanno sottolineato come punto di forza di questo corso, appunto, la possibilità di fruire in autonomia dei contenuti in e-learning che sono messi a disposizione, quindi in base ad impegni lavorativi e personali e quindi in base alle proprie disponibilità di tempo. E qui ovviamente ogni partecipante ha scelto di fruirne sia magari anche con concentrazione in alcuni giorni oppure dilungando e quindi diluendo la partecipazione nel corso dei giorni previsti, perché come vedete, per chi comincia oggi questa edizione, comunque c'è tempo fino al 21 marzo, quindi avete quasi 2 mesi per fruire di questi contenuti, che indicativamente richiedono una quindicina di ore di formazione online, di attività quindi da svolgere online. Quindi insomma avete abbastanza tempo per poter fruire dei contenuti. Oltretutto, alcuni partecipanti ci hanno sottolineato il buon mix, diciamo, tra la tecnicità dei contenuti formativi e la semplicità di linguaggio utilizzata, e anche della distribuzione degli argomenti nei moduli e dell'equilibrio fra i vari livelli di approfondimento. Come vedrete, i 10 moduli di formazione in e-learning sono organizzati per 3 livelli di approfondimento, ovviamente sempre maggiore, e vi verranno messe a disposizione delle video lezioni e dei materiali da studiare, nonché dei test di verifica dell'apprendimento per ciascun modulo, dei brevi quiz che vi serviranno a capire se avete colto i contenuti oppure è necessario magari riprendere qualcosa. E, come vi dicevo, infatti, e vi anticipava già Rosa, questo corso mette a disposizione degli strumenti di autovalutazione delle conoscenze in entrata e in uscita, quindi dei test sulla piattaforma Aika Digital Academy, dove potrete appunto verificare in autovalutazione e sottolineo che Agid non ha alcun interesse, diciamo, come dire, non andrà a valutarvi, ma questi strumenti sono delle opportunità che vi vengono messe a disposizione per testare le vostre conoscenze in entrata e a fine corso in uscita per verificare quali sono gli ambiti su cui è necessario un miglioramento. E poi, come vi dicevo, ogni modulo formativo che è erogato in e-learning prevede, alla conclusione della fruizione delle video lezioni e dei materiali di approfondimento, dei brevi quiz per verificare se i contenuti sono stati acquisiti. Inoltre abbiamo anche raccolto degli spunti di miglioramento dai partecipanti, soprattutto all'edizione pilota, che sono stati disponibili e hanno testato con noi rispetto alle esigenze del personale pubblico. Questi corsi che ovviamente sono degli ottimi corsi e che erano stati già anche fruiti da altri soggetti. E, in particolare, per migliorare organizzativamente, anche da parte di Agid, la messa a disposizione di questo corso, abbiamo messo a disposizione una casella email dedicata, come vi dicevo, formazione@agid.gov.it, che è quella a cui vanno mandate le richieste di iscrizione al corso, in cui forniamo informazioni e da cui riceverete a fine percorso anche l'attestato finale. Ovviamente è un'attività che viene messa gratuitamente a disposizione, ma anche per noi di Agid è time consuming, quindi ovviamente siamo a disposizione, ma vi preghiamo di contattarci con parsimonia. Molte informazioni sono infatti disponibili e sono già fornite in questo webinar e nella guida operativa che troverete nella pagina della piattaforma Eventipia del Formez da cui vi siete iscritti a questo webinar, in cui avete le indicazioni anche per i vari step necessari per fruire dei contenuti di questo corso. Abbiamo anche colto i suggerimenti di alcuni partecipanti a definire un format di attestato di fine corso di maggior dettaglio informativo, quindi con indicazioni ulteriori sui contenuti dei moduli
o sulle ore di formazione che richiede la partecipazione a questo corso. E inoltre vi segnaliamo che alcune amministrazioni partecipanti hanno anche messo in campo delle soluzioni organizzative per agevolare la partecipazione al corso dei dipendenti, in alcuni casi prevedendo la fruizione, consentendo la fruizione durante l'orario di lavoro. E, come vi dicevo, gli attestati di fine corso saranno inviati a mezzo email e questo magari interessa particolarmente i colleghi che hanno già completato nell'edizione pilota in questa edizione il corso, l'edizione che è partita il 1° dicembre, intendo. Gli attestati quindi di fine corso saranno inviati a mezzo email ai partecipanti alle diverse edizioni agli indirizzi indicati in fase di iscrizione nel mese successivo al completamento delle attività. E, ovviamente, vi segnalo che un attestato intermedio di completamento dei 10 moduli in e-learning viene generato automaticamente anche dalla piattaforma U4Job e questo vi è utile per capire se avete completato quindi la fruizione dei contenuti dei moduli formativi. Per quanto riguarda i nuovi iscritti, do alcune indicazioni operative per i colleghi che si sono iscritti entro ieri al corso. Saranno inviate entro 2 giorni lavorativi, quindi entro il 2 febbraio, al singolo partecipante all'email indicata in fase di iscrizione, le credenziali per accedere alla piattaforma Aika Digital Academy, dove troverete sia il questionario di autovalutazione delle competenze iniziali, sia dei materiali sul corso e anche sui contenuti del corso. Quindi vi invitiamo a visionare bene i materiali che sono lì disponibili e ad effettuare questo questionario di autovalutazione, come vi dicevo, delle conoscenze in entrata. Questo è il primo step per poter accedere ai contenuti in e-learning dei 10 moduli formativi che verranno educati su un'altra piattaforma che si chiama la piattaforma di Humana U4Job. Quindi riceverete, vi ripeto, entro 2 giorni da oggi da noreply@aikadigitalacademy.it le credenziali per accedere alla piattaforma dove potrete fruire dei primi materiali e soprattutto effettuare il questionario di assessment iniziale. Vi segnalo che alcune volte questa mail è andata a finire nello spam, quindi mi raccomando, sappiate nei prossimi giorni, tenete, guardate, insomma, se non la trovate nella posta in arrivo. Verificate nello spam. Ovviamente per i colleghi che si iscrivono entro il 7, l'invio di queste credenziali avverrà nei giorni successivi all'iscrizione. Dopo aver effettuato, quindi ricevete una mail con le credenziali, andate sulla piattaforma Aika Digital Academy inserendo le istruzioni, compilate i vari campi e soprattutto le varie autorizzazioni richieste per la privacy e così via e effettuate il questionario di auto-assessment iniziale, dopodiché riceverete nei giorni successivi, anche qui non è un invio automatico, quindi c'è un lavoro umano che realizziamo noi di Agid per verificare chi di voi ha svolto l'attività o meno, e riceverete da formazione@agid.gov.it, quindi ritorniamo dall'email Agid, le istruzioni per accedere alla piattaforma con i 10 moduli for in learning. Completati i moduli, potrete accedere anche, vi mettiamo anche a disposizione, come già detto, un questionario di auto-assessment delle conoscenze in uscita, in questo caso sempre sulla piattaforma Aika. Allora, io vi ho fornito queste indicazioni, vi ricordo, come vi accennavo inizialmente, che all'interno della pagina 20P è disponibile la guida operativa e quindi lascio la parola a Patrizia che vedo collegata. Prego, Patrizia, grazie. Allora, grazie mille Maura per tutte queste indicazioni di metodo. Adesso io darei la parola a Riccardo Squizzato di Aika che ci spiega che cos'è i4Job. Riccardo, se ci sei, provi a collegarti e a parlare. Eccomi. Buongiorno Ok, ti sentiamo. a tutti, sono Riccardo Squizzato, sono di Aika e il mio compito in questi 15 minuti è ambientarvi ai concetti di F4Job e farvi comprendere quali sono gli obiettivi di questo framework e collocarli nel concetto più generale di competenza digitale.
Ed è da questo che volevo partire. Il termine competenze digitali, che è, credo, uno dei termini più ripetuti in questo periodo, ormai da anche direi da parecchi anni, come fattore cruciale della trasformazione digitale, è in realtà un termine molto ampio. Non esiste, diciamo, un unico set di competenze digitali valido per tutti. Le competenze digitali variano e diciamo sono utili a secondo dei ruoli che noi svolgiamo. Quindi per ruoli diversi le competenze digitali si trasformano e si muovono in un terreno abbastanza vasto, considerando poi che spesso noi svolgiamo anche più di un ruolo, no? Ma molti, se non tutti quelli che sono qui presenti, per esempio, svolgono un ruolo di utente tutte le volte che si affacciano al digitale e quindi hanno competenze orientate all'utilizzo, come dall'altra nel loro lavoro, nello specifico qui nella pubblica amministrazione, hanno un ruolo attivo come lavoratore al processo della trasformazione digitale, ovviamente con responsabilità diverse a seconda del ruolo. Bene, già questi due ruoli richiedono competenze digitali diverse, quindi mi sono permesso all'inizio di aiutarvi con un piccolo schema a comprendere delle macro categorie di competenze digitali per ragionare. Partirei da quelle, se vogliamo, che hanno anche un campo d'applicazione più ampio, sono le competenze di cittadinanza digitale, quelle che ormai sono necessarie a chiunque di noi per poter svolgere un ruolo attivo nella società, per poter utilizzare ormai l'enorme numero di servizi che ci viene messo a disposizione sia dalla pubblica amministrazione che dal privato. E quindi ormai per essere cittadini digitali dobbiamo avere queste competenze. Sono competenze tipicamente di utilizzo che ci permettono di utilizzare, ripeto, tecnologia, servizi, applicazioni. Il riferimento da questo punto di vista europeo ormai da parecchi anni è DigComp, e quindi questo è un terreno ormai fortemente consolidato dove ancora dobbiamo investire, perché la mancanza di diffusione di competenze di cittadinanza digitale porta a un analfabetismo digitale che poi ha ovviamente delle ripercussioni sia sul sistema sociale che sul sistema economico. Basta pensare anche alle ultime polemiche sulla diffusione, appunto, di tutto questo, e come questo crea anche ovviamente dei problemi di emarginazione o di sacche della popolazione che non possono accedere ai servizi. Dall'altra parte, dall'estremo opposto, quindi qui passiamo forse alla area che conta meno rappresentanti, ci sono le competenze che riguardano i professionisti dell'IT, cioè tutte quelle persone che con professionalità, devo dire, molto diverse, collaborano allo sviluppo di tutto quello che è il digitale. Sono professionisti, ripeto, che possono spaziare dalla tecnologia più solida ad applicazioni in realtà ibride della tecnologia, pensate solo semplicemente al mondo dei dati. Bene, tutti questi professionisti devono avere delle competenze. Queste competenze sono state regolamentate a partire dall'anno 2000 da un'iniziativa europea che ha creato una norma che si chiama convenzionalmente ECF, European Competence Framework, ma in realtà è diventata una norma. Qui vedete il numero, la 16234, che con 41 competenze descrive il panorama delle competenze dei professionisti IT, e quindi sono molto specifiche e riguardano, ripeto, la popolazione che lavora allo sviluppo del digitale. A questo punto, in mezzo a questi due mondi, c'è un mondo molto ampio che riguarda le competenze digitali per il lavoro, perché ogni professione è stata impattata dal digitale, qualunque tipo di professione, da quelle in cui questo è avvenuto in modo più intensivo ad altre in modo minore, ma tutte le professioni sono state impattate. Addirittura alcune professioni stanno andando rapidamente verso un'estinzione ed altre nuove si sono affacciate.
E la parte alta poi di questa cultura digitale che applichiamo nel lavoro è rappresentata, ed è questo, entriamo a gamba tesa in quello che è un po' questo progetto, è l'e-leadership, di cui qui vediamo la definizione, e ovviamente il responsabile della trasformazione digitale della pubblica amministrazione è un leader in questo senso, e qui volevo solo leggervi queste due definizioni. La competenza di leadership sono capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all'interno di qualsiasi organizzazione, di introdurre innovazione digitale nello specifico settore. Le leader in grado di sfruttare le tecnologie digitali per definire e concretizzare progetti di innovazione. E questo è ricordato poi dal CAD, in cui il ruolo dell'LTD viene sintetizzato nel possesso di competenze sia tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali. E la cosa interessante, ovviamente, di queste definizioni sono che le competenze digitali non sono qualcosa di puro digitale, ma sono un mix che uniscono sia aspetti di natura, io lo chiamo business, cioè di quello che poi è l'obiettivo e la mission dell'organizzazione dove si applica, con quello che sono la tecnologia, il tutto ovviamente condito da capacità di esserne il leader, cioè le competenze manageriali. Queste due definizioni che utilizziamo in Italia sono perfettamente allineate a quel triangolo. Questo è preso da documenti di strategia europea per la creazione proprio di un percorso per gli leader, da quello che viene definito più in generale il triangolo delle competenze necessarie per un leader, in modo generale, cioè una parte strategica di leadership, una parte digitale e una parte di business. Cioè, alla fine entriamo in un terreno un pochino più complesso, dove più competenze devono contribuire insieme al bagaglio necessario a guidare processi di trasformazione digitale. Bene, e4job, che è il framework con cui lavorerete e a cui fa riferimento il materiale formativo che vi apprestate ad utilizzare, non è altro che un primo passo fortemente propedeutico nel cammino verso l'e-leadership. Quindi è proprio un primo passo molto utile anche per capire quanto è vasto questo terreno che qui viene dipinto da questi tre assi ormai chiari, cioè parte strategica, parte digitale, parte di business o di mission, come volete. E 4job lo fa, o cerca di farlo, con questo syllabus. Che cos'è il syllabus? Il syllabus, che è un po' il documento di riferimento, indica quali sono gli obiettivi in termini formativi che questo framework si dà. E qui sono in realtà questo syllabus di 4job, che è riconosciuto da Acredia, poi vi darò qualche coordinata in più. Il syllabus F4Job ha una struttura gerarchica che lo descrive. Qui sono i primi due livelli, le due colonne danno i primi due livelli di dettaglio del syllabus. Come vedete, è organizzato in 10 aree, che adesso rapidamente scorreremo. Queste 10 aree poi corrisponderanno, vedrete, ai 10 moduli di formazione che troverete nella piattaforma di e-learning. Poi, sotto queste che chiamiamo categorie, ci sono degli skill set, quindi delle sottoparti che dettagliano meglio le singole aree. Quindi questo è il syllabus, ed è quello che vi ritroverete come cultura, perché F4Job agisce soprattutto in termini di cultura generale, di visione, non di saper fare nel dettaglio, perché qui, ripeto, stiamo creando una cultura necessaria a essere parte attiva della trasformazione e non delle conoscenze specifiche per l'utilizzo di strumenti, tecnologie, applicazioni o cose di questo tipo. No, cerchiamo di Scusa creare. Riccardo, credo si sia spenta la tua webcam. Se la vuoi riaccendere. Eccomi, scusate. Bene, quindi il nostro obiettivo è creare questa consapevolezza, creare un vocabolario, anche un dizionario di base, perché ovviamente questo mondo è pieno anche di termini a cui bisogna abituarsi.
attribuire poi dei significati, e quindi una cultura e una visione necessaria a essere, ripeto, parte trainante, attiva e dove necessario trainante della trasformazione digitale nella propria organizzazione. Rapidamente le 10 aree che sono, vedrete, sono molto, queste 10 aree sono variegate, nel senso descrivono un terreno molto ampio, e questo ha senso perché la trasformazione digitale è un fenomeno molto ampio, non si risolve nella semplice tecnologia abilitante, ma richiede competenze, ripeto, variegate che vanno da quelle più tecnologiche a quelle più tipicamente orientate ai processi di trasformazione digitale, al cambiamento, alla gestione di questo cambiamento, alle sue criticità, alla gestione della qualità e dei progetti. Solo questo insieme permette di avere delle ottime probabilità di portare la trasformazione digitale al suo obiettivo. Leggo rapidamente il primo modulo, essere digitali consapevoli, è proprio la prima ambientazione, ci si cerca di descrivere in questo modulo cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto, quindi come questo cambiamento sta prendendo piede nella nostra quotidianità, quindi serve a capire l'impatto e quanto esso è significativo in quelli che sono i processi, le organizzazioni, anche il nostro vivere quotidiano come cittadino. Il secondo, fare innovazione digitale in azienda, affronta quali sono le tematiche, sempre in termini generali, che ci si trova ad affrontare quando si fa innovazione digitale, quando ci si avvia sulla trasformazione. Credo che ormai tutti quanti sappiamo come la trasformazione sia un fenomeno complesso che richiede la capacità di guidarlo e di supportarlo per evitare che poi si facciano grandi sforzi in termini tecnologici, ma non si raccolgano poi i frutti da un punto di vista operativo. Quindi questo modulo cerca di far capire quali sono le sfide che si affrontano quando si parte con un progetto piccolo o grande di trasformazione digitale. Il terzo è dedicato al project management, non è ovviamente, project management è un'area molto vasta che è anche molto tecnica nel dettaglio, però illustra quelle che sono le caratteristiche principali di una gestione di progetti complessi e soprattutto introduce il concetto di agile o agile, che è un concetto che ormai da molti anni è considerato fondamentale nella trasformazione digitale, perché sappiamo che la trasformazione digitale genera la cosiddetta disruption, cioè un cambiamento molto forte, e in un cambiamento molto forte e quotidiano dobbiamo imparare ad essere agili per rispondere alle sfide di questo cambiamento. Quindi siamo un po' usciti da un mondo stabile, tradizionale, che ha governato i primi anni del digitale. Adesso siamo in un mondo che va molto veloce, l'agilità è importante. La quarta è dedicata ai dati. Ovviamente i dati sono un po' il motore anche di tutta la nostra trasformazione, sono anche il valore. Pensate al valore enorme in termini di dati che la pubblica amministrazione ha dentro di sé, quanto questi sono importanti per il paese. Quindi quando si dice la frase anche abbastanza banale che i dati sono il petrolio di oggi, non si va assolutamente lontano, davvero sono una grande ricchezza, e quindi si affrontano temi come la business intelligence, quindi la capacità di ragionare sui dati, i big data e gli open data particolarmente importanti, appunto perché rappresentano il patrimonio informativo della pubblica amministrazione. Il quinto è dedicato a un altro tema chiave, che è la sicurezza. E quindi non spendo molte parole perché credo che tutti quanti, leggendo anche le notizie di tutti i giorni, sappiamo quanto la sicurezza sia un elemento che può essere estremamente critico nella gestione dei nostri sistemi. Ciascuno di noi ha visto passarsi accanto attacchi importanti che hanno minato quelli che sono i nostri sistemi, e quindi è molto importante creare una sensibilità su questo tema, dato che noi siamo parte attiva della sicurezza e non parte passiva, come sempre, come tutta la trasformazione digitale. La sesta è dedicata alla user experience, cioè user experience è quell'area che si occupa di far sì che vengano sviluppati servizi e applicazioni che siano a misura degli utilizzatori, e questo lo sapete. Penso anche voi, tante volte si fanno sforzi enormi per sviluppare applicazioni e servizi,
e poi si ha difficoltà a realizzarli in un modo che siano facilmente fruibili e utilizzabili dagli utenti, e quindi spesso ottimi progetti falliscono per questo. Il modulo 7 è dedicato all'infrastruttura digitale, quindi a com'è l'infrastruttura che normalmente utilizziamo tutti i giorni, con concetti ormai che hanno cambiato il nostro modo di lavorare come il cloud. L'ottavo è dedicato alla qualità e soprattutto a un concetto di qualità dinamica, perché nella trasformazione la qualità è un concetto non rigido, ma dinamico, deve essere funzionale al nostro cambiamento. Il nono è dedicato al coding ed in genere al modo in cui la nostra mente deve modificare il proprio modo di ragionare se vuole rappresentare in modo digitale tutta la realtà, e quindi è importante per questo. L'ultimo è dedicato a dare, anche se non direttamente ricollegabile all'attività della pubblica amministrazione, a dare un'idea di come tutto il nostro sistema industriale è stato impattato dalle tecnologie. Sappiamo, insomma, come il governo italiano si è impegnato nel programma che riguarda l'industria, e quindi capire come l'industria cambia, con la tecnologia. Volevo ricordare, prima di terminare, che AICA su questo framework E4Job lo ha accreditato presso Acredia, e quindi è riconosciuto da Acredia. Fornisce, ed è quello che avrete a disposizione in questa iniziativa, sia un assessment di valutazione ad inizio cammino, un corso di formazione modalità e learning, che poi Roberto ci spiegherà nel dettaglio, e un test di valutazione finale delle competenze acquisite. Quindi questo permette di fare il vostro cammino. In più, AICA ha una certificazione riconosciuta a Acredia, dove tramite un test nello specifico di 27 domande uno può acquisire la relativa certificazione. Ultimo remind, la circolare di Brunetta recente lo ha rimesso al centro del tavolo nella pubblica amministrazione. E noi abbiamo collaborato come AICA a questo bellissimo progetto. La pubblica amministrazione ha sviluppato un suo framework di competenze digitali per la PA. Ovviamente questo framework è fortemente caratterizzato da quelli che sono i domini della pubblica amministrazione, quindi prima di tutto il CAD, il piano triennale e così via. E quello che mi premeva dirvi è che E4Job e questo framework di competenze digitali per la PA, anche per la genesi che ha avuto questo framework, sono strettamente complementari. Quindi vedete in E4Job qualcosa di propedeutico e di generale, che affronta anche i temi più in generale come cittadino, come lavoratore, e questo framework ovviamente di competenze digitali per la PA con un focus forte su quella che è la mission delle government. Quindi ve lo ricordo, e sono due strumenti assolutamente complementari e utili l'uno all'altro. Vi lascio con una considerazione che mi viene dall'esperienza che AICA ha fatto ormai con migliaia e migliaia di utenti nell'uso di E4Job. L'abbiamo utilizzato sia in area pubblica amministrazione che in area privata, sia in area universitaria. Io vorrei che voi foste consapevoli che qui non è una formazione che ha al centro gli aspetti tecnologici. Spesso ci si spaventa perché si pensa che quando si va nelle competenze digitali si tratta sostanzialmente di confrontarsi con la tecnologia. Bene, questo non è vero. La tecnologia è una parte marginale di tutto questo. E non è certo la tecnologia il driver della trasformazione digitale. Il driver della trasformazione digitale, nella mia opinione, è la capacità delle persone di capire le opportunità che la tecnologia ha, dà, e metterle a terra nei propri processi, nel proprio modo di lavorare, nella propria organizzazione, nelle proprie risorse. Quindi questo ci riguarda molto di più di quello che noi possiamo pensare, perché noi tutti i giorni siamo parte attiva della società o della struttura dove lavoriamo, e penso che essere consapevoli di quello che ci succede intorno ed esserne attori attivi è sicuramente una cosa a cui credo noi tutti ambiamo. Quindi non vedete questa formazione come mi spiegano che cos'è la tecnologia o devo aggiornarmi alla tecnologia. No, cerco di essere solo più consapevole e possibilmente attivo in questa trasformazione che intorno sta
intorno a me sta avvenendo. Questa è un po' la chiave che vi volevo dare di approccio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Riccardo, grazie anche per quest'ultima chiave di approccio che è sicuramente utile a tutti quelli che si iscriveranno al corso. E adesso io lascerei la parola a Roberto Mascali di Umana che ci spiega proprio quali sono i contenuti del corso. Quindi sul percorso di formazione ci racconterà dei contenuti. Roberto, se provi a parlare, vediamo se ti sentiamo, ti vediamo. Mi sentite? Sì, ok. Mi sentite? Perfetto, grazie Patrizia. Allora inizio la mia presentazione. Diciamo che una parte importante di quanto vi andrò a dire l'ha già citata Riccardo nella sua ricca introduzione, quindi diciamo che andrò anche a ricollegarmi al discorso di Riccardo, anche perché effettivamente questa piattaforma in e-learning è stata formata, è stata costruita esattamente attorno ai principi, al framework E4Job che vi illustrava poc'anzi Riccardo. Io mi presento rapidamente, sono Roberto Mascali, Umana, seguo questo progetto insieme ad Aika dalla sua genesi e ancora una volta permettetemi di ringraziare tutti voi che siete all'ascolto perché questo interesse per questi temi mi sembra particolarmente importante e chiaramente sia Agit sia Formex per questa opportunità di interagire con voi. Come giustamente preannunciava Riccardo, parliamo di un percorso che fa esattamente riferimento al framework descritto. Quindi nel momento in cui accederete, dopo la parte in cui sarete seguiti direttamente da AICA, avrete la possibilità di accedere post-assessment ai materiali formativi, li troverete organizzati esattamente secondo i principi guida di E4Job. Quindi, come vi preannunciava Riccardo, abbiamo delle unità più generali legati alla consapevolezza digitale, alcuni focus specifici su delle tecnologie abilitanti di particolare rilievo, quindi le cito nuovamente, ma Riccardo ci ha già dato un'interpretazione abbastanza importante sia della loro funzione tecnologica, sia del loro ruolo sociale, quindi parliamo dei big data, open data, quindi in generale l'analisi dei dati, parliamo della sicurezza digitale, del cloud e anche della user experience intesa come interfaccia, come capacità dell'uomo di comunicare con la macchina e delle persone di comunicare fra di loro attraverso le macchine. Quindi per macchine chiaramente le intendiamo lato senso. In più, e questo era un elemento che sottolineava giustamente Riccardo, abbiamo una parte connessa invece alla gestione di progetto, al project management e al metodo agile, includendo anche la qualità good enough, che ci dà una possibilità da questo punto di vista anche di contestualizzazione di nuovi metodi di lavoro all'interno del nostro contesto, appunto, sia di cittadini sia di lavoratori. Infine, ecco, questo è un elemento importante, l'ultima unità dà uno scenario, una contestualizzazione circa l'evoluzione che stiamo vivendo. Quindi diciamo che allontanandosi dal tema delle singole tecnologie, dà proprio un'idea di come un sistema paese si muove in direzione dell'innovazione tecnologica. Ora, permettetemi di scendere più nel dettaglio circa le modalità in cui si svolge ogni singolo corso, ogni singola unità di questo corso. Abbiamo deciso di strutturarle in moduli
in livelli che io definirei concentrici, nel senso che non c'è un approccio incrementale rispetto alle informazioni. Più che altro le informazioni vengono descritte in maniera, intanto in una modalità diversa livello per livello, e in modalità sempre più ampie, in modo tale da aggiungere informazioni ma mantenendo sempre chiaro qual è il focus dell'unità. Il primo livello che abbiamo denominato visione è un intervento frontale, quindi la modalità è quella classica, avrete un esperto del tema che viene affrontato nell'unità di riferimento, che racconta con un linguaggio tecnico ma assolutamente accessibile il senso di quanto viene descritto dall'unità, quindi una contestualizzazione importante. Per svilupparla al meglio ci siamo rivolti a esperti che siano legati a un approccio purista, eccessivamente attento al dettaglio di glossario, al dettaglio, abbiamo evitato una certa pedanteria, abbiamo scelto persone che sono esperti di questo campo ma abituati a interagire con chi è interessato a crescere le proprie competenze gradualmente. La seconda parte è un'animazione, l'abbiamo denominata consapevolezza, perché fissa, mette a terra e fissa i concetti fondamentali già enucleati dalla parte legata alla visione. Infine, e ci siamo resi conto che si tratta di uno strumento abbastanza utile, specialmente per chi poi vuole effettivamente interiorizzare al massimo tutte le competenze emerse dai primi due livelli, approfondimento. Si tratta di una dispensa, di un elemento testuale che può essere consultato con calma per fissare gli elementi più importanti. Infine, avrete la possibilità di accedere a un questionario di autovalutazione. Come veniva detto precedentemente, il questionario non viene minimamente considerato nel vostro percorso formativo, è semplicemente un elemento che vi forniamo per autovalutarvi e capire se è il caso di ritornare su alcuni elementi della lezione appena dell'unità appena affrontata. Adesso gli ultimi minuti della mia presentazione li dedico a alcuni elementi pratici per supportarvi al massimo nell'accesso ai contenuti. Dal momento che ci sono due codici, come vi è stato preannunciato, è importante segnalarvi che una parte, quella di assessment, è riferita a un certo modo di accesso, poi riceverete da Agid un token, un codice di registrazione che potrete utilizzare sul sito www.u4job.it per effettuare il vostro primo login. Quindi il tasto nel portale è quello grigio registrati, che vi porterà a questa mascherina di registrazione. Qui inserirete il codice e qui inserite il minimo dei dati utili per creare un account: nome, cognome, l'email e la password. Questa è la password con la quale poi successivamente potrete accedere a tutte le unità. Quindi vi consigliamo chiaramente di ricordarla. Ovviamente poi c'è anche eventualmente la possibilità di recuperarla. Quindi a partire dal secondo accesso utilizzate la mascherina CEDI che è presente qui, è un ingrandimento, è presente sulla home page del portale. A questo punto entrate nell'indice dei corsi che si presenta in questa maniera. Come vedete ogni unità viene descritta brevemente, c'è il suo titolo e a fianco trovate i tre livelli che vi ho descritto e come vedete il cursore vi segnala l'avanzamento del livello che state seguendo in quel momento. Su approfondimento potrete scaricare direttamente in PDF l'elemento testuale che poi potete salvare anche sui vostri strumenti di lavoro. Infine, come vedete, quando tutte e tre i livelli sono al 100%, si sblocca il questionario di autovalutazione, eventualmente potete tornare sui livelli precedenti per focalizzarvi su determinati dettagli che magari non vi sono sfuggiti e ritenete opportuno approfondire.
Come vi dicevo, qui sono degli screenshot di quello che vi attende. Come vedete, visione, come vi dicevo, è un intervento diretto di un esperto, in questo caso fra l'altro riconoscete Riccardo stesso. Il secondo livello è l'animazione, il terzo livello è l'elemento testuale. Torno sul tema del questionario. Come vi ho, ritengo opportuno ribadirlo, il risultato del test è a vostra esclusiva disposizione. Per noi non è un elemento di valutazione, è semplicemente un elemento di autovalutazione e di punto di riferimento, di punto nave, se vogliamo, del vostro viaggio all'interno del corso. Due elementi su cui vi chiedo di focalizzarvi, anche in questo caso si tratta di banalità tecniche, però sono molto utili per il vostro, perché il vostro percorso sia perfetto. La sessione va interrotta attraverso il tasto apposito Esci. Nel caso in cui non lo usaste e terminaste il collegamento chiudendo semplicemente il browser, il sistema vi manterrà online all'interno del portale per alcuni minuti, quindi probabilmente non riuscirete ad accedere immediatamente. Questo non è un problema, dopo qualche minuto vi torna possibile l'accesso, un nuovo accesso, però per evitare questo fastidioso scollegamento vi suggeriamo di usare sempre il tasto Esci che si trova in alto a destra della pagina quando state consultando i materiali formativi. Chiaramente non dovete seguire ogni livello d'un fiato, potete interromperlo, il sistema in automatico vi riproporrà o di ripartire da capo o di riprendere da dove avete lasciato la lezione. Infine, sempre sul sito, trovate un modulo per richiedere assistenza. Su questo mi prendo qualche secondo soltanto per trasmettervi, per condividere con voi alcuni elementi che abbiamo, come dire, tratto dai corsi dalle edizioni precedenti di questo corso. Diciamo che se, salvo rarissime eccezioni, i problemi che ci vengono segnalati sono legati alla ricezione del codice, che vi ricordo vi verrà inviato da Agid successivamente all'assessment, e in secondo luogo a quell'elemento che vi descrivevo prima di sospensione della sessione di formazione effettuato non attraverso il tasto rosso. Quindi diciamo che se seguite questi due elementi, da nostra, come dire, da quanto abbiamo appreso dalle edizioni precedenti, non avrete nulla da comunicarci di critico, di problematico, salvo appunto qualche rarissima eccezione. Quindi questi sono i due elementi tendenzialmente che abbiamo riconosciuto come complessi o di maggiore complessità nella fruizione del corso. Quindi mi sono permesso di sottolinearli perché per rendere il vostro percorso il più agevole possibile. Io vi ringrazio e credo di essere stato nei tempi e quindi lascio la parola a Maura, ecco, vedo Maura e Patrizia, quindi vi lascio la parola per procedere con il webinar. Ovviamente sono a disposizione per chiarimenti. Molte grazie. Grazie Mauro, grazie Roberto, scusa, ci hai regalato anche dei minuti in più che io affiderei a Maura, visto la discussione che si è sviluppata in chat e diciamo i motivi di chiarire alcune cose. Maura, vai. Sì, allora, vi fornisco alcune risposte alle numerose domande ricevute in chat e vi prego di concentrarvi un attimo su quello che vi sto dicendo, perché altrimenti vengono postate sempre le stesse domande e sempre le stesse risposte. Allora, oggi ci troviamo a un webinar che, come detto inizialmente, è l'evento conclusivo dell'edizione del corso partita il 1° dicembre e conclusasi ieri, e la nuova edizione che parte oggi. Quindi ovviamente per i partecipanti che hanno già partecipato all'edizione precedente, oggi stiamo facendo un recap, abbiamo dato delle indicazioni sugli attestati, ma come sempre la partecipazione a questi webinar, come è stato per il webinar di inizio edizione e come questo di fine edizione, è una partecipazione facoltativa, è un webinar di presentazione informativo in cui vi vengono fornite istruzioni per la migliore fruizione del
corso. Quindi quello che vi stanno dicendo i relatori sono indicazioni utili per consentirci e consentirvi una fruizione più agevole del corso e anche consentire a noi di Agidi, di Umana, di AICA e di Formez di supportarvi nel modo migliore, evitando ridondanze. Come vi dicevamo, questo è un corso che a voi è messo gratuitamente a disposizione, ma ovviamente ha un costo in termini di personale e di impegno per assistervi e curarvi nella fruizione di questi contenuti. Quindi vi chiediamo ovviamente di fare attenzione alle indicazioni che vi vengono fornite. Vi mettiamo a disposizione degli strumenti per risentire questo webinar. Troverete la registrazione insieme alle slide dei relatori di questo incontro nella pagina 20PA. Ci trovate anche la guida operativa a cui vi ho accennato prima, dove trovate ancora più semplificati gli step che i vari relatori vi stanno introducendo. E arrivo quindi alle numerose richieste di verifica dell'iscrizione del singolo partecipante a questo corso. Come abbiamo detto all'inizio, questo corso è uno strumento che è stato messo a disposizione da Agid in collaborazione con i partner, ai responsabili per la transizione al digitale degli enti. Quindi non sono consentite iscrizioni personali da parte dei singoli, che ovviamente devono essere comunque dipendenti di una pubblica amministrazione, ma le iscrizioni vanno inviate a mezzo mail all'indirizzo dedicato, unico indirizzo in cui sono accettate le iscrizioni, formazione@agid.gov.it, dal responsabile della transizione al digitale del vostro ente o nei pochi casi in cui non è stato nominato dal dirigente dell'ufficio di appartenenza, e indicando nome, cognome, ufficio di appartenenza e email istituzionale del partecipante. Per quanto riguarda chi l'iscrizione a questo webinar non coincide con l'iscrizione al corso, perché infatti l'iscrizione a questo webinar l'avete fatta come singoli, chi l'ha fatta, chi di voi l'ha fatta, gli altri, mentre l'iscrizione al corso deve venire dal responsabile della transizione digitale, a meno che ovviamente siate voi il responsabile della transizione digitale del vostro ente. Quindi quello è l'unico caso in cui potete iscrivervi singolarmente. Ovviamente vi chiediamo, nel caso foste il responsabile della transizione digitale del vostro ente, quando ci scrivete su formazione, ci dite: sono il responsabile della transizione digitale dell'ente X e chiedo l'iscrizione per me o per i miei colleghi. E così ci anche agevolate, altrimenti dobbiamo fare noi delle verifiche per verificare se siete se chi ci scrive è responsabile della transizione. Allora, quelli che sono iscritti all'edizione in corso, in partenza oggi, scusatemi, all'edizione in partenza oggi, hanno ricevuto nei giorni scorsi, da giovedì in poi, una mail in cui ci c'è scritto: gentile partecipante, le comunichiamo che ci sarà il webinar del corso E4Job Introduzione a cui risulta iscritto. Quindi, se avete ricevuto questa mail, siete iscritti. Se non l'avete ricevuta, e non la ricevete nei prossimi giorni, ci mandate una mail a formazione@agid.gov.it e ce lo chiedete. Però ovviamente, se non avete parlato di questa iscrizione col vostro responsabile per la transizione digitale, difficilmente siete iscritti a questo corso senza saperlo. Quindi magari fate prima una verifica interna e poi ci scrivete, perché ovviamente ognuna delle vostre verifiche. Vi dico che gli iscritti alla prossima edizione sono già più di 400, ovviamente questo per noi implica un'assistenza one-to-one molto, molto faticosa. Noi assolutamente vogliamo venirvi incontro, come avete visto io e altre colleghe che ringrazio, abbiamo cercato in tempo reale di venire incontro e rispondere alle vostre richieste, ma ovviamente ci stiamo anche distraendo dal contenuto del webinar e non è giusto neanche nei confronti dei relatori. Quindi scusate se ho preso questi minuti, ma ci tenevo a chiarire, rimaniamo comunque a disposizione. Grazie. Grazie Maura, erano chiarimenti utili viste le domande in chat. Allora, io velocemente passerei la parola a Pierfranco Ravotto che ci illustra, ci dà delle indicazioni operative sulla piattaforma da utilizzare per questo percorso. Pierfranco, se provi a parlare, vediamo se ti sentiamo, ti vediamo con la Eccomi. Mi webcam. Ok, benissimo. sentite? Grazie, buongiorno a tutti. Sono Pierfranco Ravotto di AICA e quello che devo fare in questa presentazione è semplicemente di darvi una serie di indicazioni operative per poter fruire del corso.
Cerco di far andare avanti le slide, se ci riesco. Come entrare? Voi dovrete entrare su una piattaforma che è l'Aika Digital Academy, che trovate a questo indirizzo www.aikadigitalacademy.it. L'Aika Digital Academy è l'ambiente che Aika usa per la formazione di svariati tipi. Voi siete interessati in particolare a questo specifico corso. In alto a destra trovate un pulsante login, vi si apre una classica finestra di login. Cosa dovete inserire in questa finestra? Allora, attenzione, non guardate è la prima volta che accedi qui, probabilmente per voi è la prima volta, ma non dovete fare un'autoregistrazione perché vi mandiamo noi le credenziali, ovvero sia, siamo noi che creiamo un account con il vostro nome e cognome sulla base delle indicazioni che riceviamo da Agid e vi mandiamo le credenziali per accedere a questo account che abbiamo creato noi. Quindi nel momento in cui voi riceverete, la dottoressa Montironi va detto entro un paio di giorni, sicuramente non appena finiamo questo webinar, perché dobbiamo prima ricevere la lista degli iscritti, quindi provate, cominciate a provare eventualmente a venire domani, riceverete da Aika, in particolare da amministratore sistema, una mail che contiene le credenziali che vi servono per inserire in questa schermata di login. Come vi è già stato detto, controllate eventualmente nello spam, perché è una mail che arriva da un sistema e alcuni sistemi di posta potrebbero sospettare che si tratti di spam. La prima cosa che vi verrà chiesta è quella di cambiare la password. Questo per garanzia vostra. Noi vi diamo un nome utente e una password, ma appena entrate cambiate la password e quindi nessun altro potrà entrare a nome vostro. E dovrete accettare le condizioni relative al trattamento dati. Appena avrete accettato queste condizioni, vi troverete tornate alla home page e adesso vi farò vedere dalla home page come fate a entrare nel corso. Ma prima di questo è importante che vi dica come rientrare dopo la prima volta. Dovete rientrare dopo la prima volta non con le credenziali, o meglio con lo username che noi vi abbiamo fornito, ma con la password che avete provveduto voi a cambiare. Attenzione, nel caso dimentichiate la password, non c'è bisogno che scriviate, esiste come in tutti i sistemi una modalità per il recupero password. Allora, quando vi sarete entrati come utente registrato, potete nella home page dell'Aika Digital Academy aprire questo menu I miei corsi. Dentro il menu I miei corsi voi troverete, se non avete altri corsi che state seguendo con l'Aika Digital Academy, vedrete soltanto questo corso RTD Agit 3. Cliccate sopra questo e vi troverete nel corso. Attenzione, si tratta di un corso con una serie di risorse a apertura condizionata. Questo vuol dire che la prima volta che entrate, qui vedrete una serie di blocchetti grigi con scritto accesso condizionato, ma non li potrete aprire. Dopo una breve presentazione del corso I4Job PA, l'unica cosa che vedrete attiva è questa conferma accettazione privacy. Voi potete chiedere, ma mi hai detto che abbiamo già accettato la privacy, perché ci viene chiesto di nuovo. Proprio è stato detto e ribadito prima come
rispetto al vostro assessment iniziale, rispetto ai dati che fornite, rispetto al test di valutazione conclusivo, non c'è nessun elemento di valutazione. In questo caso abbiamo voluto ribadire l'informazione che non verrà. I dati forniti con il successivo questionario sono elaborati in modo statistico, non sono forniti ai soggetti test informazione sulle risposte individuali. Quindi dovete per favore confermare di nuovo l'accettazione della privacy. Fate attenzione a dare tutte le conferme che vi possono venire richieste. Questo vale in questo caso come vale in altri. E poi in questo caso vi si apre e potrete accedere alla raccolta dati. Sono una serie di domande relative alla vostra età, percorso di studi, appartenenza a che tipo di pubblica amministrazione, che ci servono per funzioni statistiche. A questo punto il primo blocchettino, quello dell'autovalutazione, si aprirà e potrete in questo modo andare a questa che chiamiamo autovalutazione diagnostica. Quando ci cliccate sopra dovrete poi cliccare su tenta il quiz. L'autovalutazione diagnostica serve fondamentalmente a voi per farvi un'idea rispetto a quel syllabus for job che Squizzato vi ha presentato, come vi collocate. Ci sono una serie di domande all'interno delle quali potete navigare. Quello che è importante è che alla fine dovete terminare il tentativo e dare tutte le eventuali conferme del fatto che volete inviare questi dati, avete finito questo vostro tentativo, che ha una durata di un'ora, quindi questo è il tempo disponibile, e che potete inviare una volta sola, quindi cominciatelo quando sapete che avete una fetta di tempo che non sarà interrotta da altre operazioni, da telefonate, altre attività che vi vengano richieste, così. Finalmente, una volta inviato quel test di autovalutazione, vi saranno accessibili questi tre blocchi. Un blocco risorse didattiche, che adesso vedremo in dettaglio, un blocco syllabus for job, che contiene il dettaglio del syllabus che Squizzato vi ha presentato prima, e un quaderno di studio che può servire a voi per prendere appunti se vi servono relativamente ai diversi punti del syllabus. La parte più importante è questo blocco risorse didattiche, e qui vedete due risorse. Questo E4Job, cultura e competenze digitali per il lavoro, seconda edizione. Cliccando sopra vi si apre come ebook un libro, che poi sono fondamentalmente materiali didattici che ritrovate anche in E4Job. Oppure potete andare al secondo elemento, questo corso e-learning E4Job, che è quello che vi ha fatto vedere prima il dottor Mascali, e rispetto al quale riceverete da Agid un codice di accesso dopo che avete riempito il questionario di autovalutazione. Ovviamente, se fate le cose molto una dietro l'altra, dovrete aspettare un attimo prima di ricevere queste credenziali. Alla fine vedete che c'è una dichiarazione di completamento del corso di learning. Abbiamo deciso che prima di darvi accesso al test conclusivo vi chiediamo di confermare che avete letto e studiato i materiali didattici. A questo punto vi si apre vi diventa accessibile l'ultimo blocco, in cui c'è questo test conclusivo che, come vi è già stato detto, non serve per una vostra valutazione conclusiva del corso, ma serve per una vostra autovalutazione rispetto al percorso fatto e rispetto alla
potete usarlo come simulazione dell'esame I4 Job che non fa parte del corso, ma a cui potreste accedere se vi interessa. Allora trovate qui l'indicazione dei test center ICA presso i quali potete eventualmente accedere a questa certificazione, che però sarebbe un elemento vostro, una vostra scelta individuale indipendente da questo corso. Quindi alla fine avrete tutti questi blocchi aperti e completati. Per ogni eventuale richiesta potete scrivere a me p.ravotto@icanet.it. Grazie e buon lavoro. Allora, grazie mille Pierfranco, è stata molto chiara questa descrizione e spero che abbia appunto contribuito anche a dare delle risposte a chi chiedeva, a chi faceva delle domande sul web su questo. Allora, lascerei la parola a Franco Patini di AICA e a Rosa Maria Barrese di AGID per rispondere alle domande che sono arrivate per fare le giuste conclusioni di questo webinar. Vi lascio il microfono e il webcam. Sì, grazie Patrizia. Io lascerei direttamente la parola a Franco perché abbiamo pochi minuti, e ringraziando naturalmente tutti per la partecipazione e tutte le domande che dovessero rimanere ancora, le cui risposte dovessero ancora rimanere in sospeso, troveranno risposta appunto direttamente sul sito di Eventi PA. Franco, prego, direi che a questo punto parli tu e fai le conclusioni, insomma, le considerazioni finali, prego. Sì, grazie Rosa. Mi sentite? Pronto? Sì, ti sentiamo, sì, vai. Ottimo. Bene, userò questi pochi minuti finali per sottolineare tre spunti che peraltro sono stati già toccati ovviamente dalle presentazioni che mi hanno preceduto, ma ci tengo in modo particolare a enfatizzare queste tre riflessioni. La prima, il senso di I4Job, credo che sia stato detto, ma lo ripeto fino all'infinito, non è un corso di apprendimento funzionale di tecnologie informatiche, ma è un corso di cultura digitale, perché abbiamo creduto, crediamo fermamente che ci sia bisogno, in questo momento di grande trasformazione che stiamo vivendo, di avere una visione culturale critica anche, ovviamente, di quello che sta accadendo. Quindi ci piace pensare che vorremmo darvi questo quadro culturale che consenta di essere consapevoli di quello che significa la trasformazione digitale e aggiungo un'altra parola, di avere una capacità di orientamento all'interno della trasformazione digitale per andare a scegliere i percorsi e gli approfondimenti che interessano il vostro ambito, l'ambito di chi si avvicina a questo percorso formativo. Chi si avvicina a questo percorso formativo? Riteniamo che tutti i lavoratori, ma perché no, anche gli studenti alla fine del loro percorso scolastico debbano avere questo quadro della trasformazione digitale. Quindi tutti i lavoratori, non necessariamente gli informatici, anzi, tutto sommato, quelli che vengono da un percorso di informatica sono persone che hanno o ritengono d'avere, lasciatemi essere anche un pizzico malizioso, ritengono di avere una buona visione di tutto questo fenomeno della transizione digitale. Noi crediamo che comunque questa lettura in chiave culturale e conoscitiva non faccia male neanche a loro, ma certamente tutti i lavoratori, a nostro avviso, hanno bisogno di avere questo quadro complessivo sulla trasformazione digitale. Non a caso abbiamo concepito questo approccio in tre livelli, uno base, uno intermedio e uno avanzato. Bene, passo al secondo spunto. Il secondo spunto era racchiuso nella parola orientamento che ho citato un attimo fa. Qual è il secondo spunto? Che I4Job dovrebbe aprire la possibilità, anzi direi la necessità, di proseguire nel percorso formativo, stavolta sì, approfondendo temi, tecnologie, soluzioni, modalità, capacità di fruizione, ma anche di concepimento e progettazione specifici dell'ambito in cui si opera.
E con voi, con questo webinar di oggi, l'esempio mi viene facile, in questo modo rispondo anche a qualche domanda. In questo ambito l'approfondimento è il sillabo PA progettato, lasciateci essere un pochino orgogliosi, con l'aiuto di AICA come supporto scientifico, progettato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 2-3 anni fa e che trovate su tutti i portali del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il sillabo PA contiene tutte le indicazioni di competenze che deve avere un pubblico dipendente, l'hanno già citato i relatori che mi hanno preceduto, SPID, il cloud, il CAD, Pago PA e così via. Ebbene, il sillabo PA è un approfondimento che E4Job introduce, anzi addirittura alcuni concetti di E4Job sono anche nel sillabo PA, per cui chi ha fatto il percorso E4Job si trova già parzialmente coperto nell'apprendimento del sillabo PA, circa un 30% sono gli elementi comuni, quindi non pochissimi. Ecco, il sillabo PA è un approfondimento e poi ci sono altri approfondimenti in ambiti diversi, in ambiti industriali, si può approfondire sulle tecnologie internet delle cose, sull'intelligenza artificiale, sui big data e così via. Il E4Job consente di orientarsi in queste scelte, fare scelte un po' più consapevoli sugli investimenti da fare in termini di formazione per il proprio ambito lavorativo. Bene, terza e ultima considerazione, questo pure emergeva da alcune domande, è stato accennato un attimo fa da Pierfranco, che cosa rimane in esito al corso? AICA ha proposto e ha offerto, d'accordo con Umano ovviamente, con Agid, di mettere in questo corso le parti essenziali, quindi l'assessment iniziale che vi serve a chi lo compila per orientarsi meglio nella formazione che segue, perché l'assessment gli indica i punti di forza e i punti di debolezza, quindi investirà meglio il tempo nella formazione. Poi la formazione vera e propria. Fatta la formazione abbiamo proposto un altro test che non è uguale all'assessment, l'abbiamo chiamato simulazione d'esame e, come dice questo nome che gli abbiamo dato, assomiglia molto all'esame di certificazione, che è diverso dall'assessment. Questo lo dico perché in alcune nostre esperienze abbiamo rilevato che molte persone risultando avendo una risposta buona dall'assessment hanno pensato di poter saltare, se non a pie pari, comunque assumere un po' di scorciatoie nella formazione e presentarsi all'esame di certificazione, e gli è andata male perché l'assessment non corrisponde all'esame di certificazione, che è più impegnativo, quindi bisogna comunque studiare per arrivare all'esame di certificazione. Ecco, noi abbiamo messo nel percorso una simulazione dell'esame di certificazione, per cui in modo privato ogni candidato potrà fare alla fine del percorso una simulazione dell'esame di certificazione, che però è un documento che gli rimane in termini così conoscitivi per lui. L'esame di certificazione vero e proprio AICA non lo fa in proprio, ma l'ha affidato alla rete dei suoi competence center o test center, come li vogliamo chiamare, che sono numerosissimi, sparsi in tutta Italia. Parte di questi test center, trovate tutto sul portale di AICA, chi fosse interessato, sono abilitati all'esame di certificazione, che può essere fatto in presenza, cioè in aula, o da remoto via internet. Cosa ha di diverso l'esame di certificazione? Intanto è un esame formale, valido, riconosciuto da Accredia, col bollino Accredia, oltre ovviamente al bollino AICA. Questo esame di certificazione richiede la presenza di un esaminatore, di un supervisore dell'esame. Quindi questo è il motivo per cui AICA, su numeri significativi, non può fare l'esame di certificazione in proprio, ma lo affida alla rete dei partner. Chi fosse interessato a titolo individuale, avendo finito il percorso che Agid vi sta offrendo, va sul portale di AICA, si trova i test center abilitati per E4Job da AICA, prende contatti e può procedere all'esame di certificazione.
Io finirei qui, vedo che stiamo giusti giusti nei tempi, mi sembra un buon risultato. Ringrazio la numerosissima partecipazione, è una bella esperienza. Qualcuno mi ha chiesto se è la stessa cosa che abbiamo fatto tempo fa con le Camere di Commercio. Sì, è la stessa cosa. L'Union Camera ha offerto alle 80 e passa Camere di Commercio territoriali che ci sono sul territorio italiano per alcuni dipendenti, per ciascuna Camera di Commercio, il percorso di E4Job. E hanno fatto esattamente quello che vi stiamo proponendo. Qualche centinaio di funzionari della Camera di Commercio hanno fatto il percorso. In quel caso molti di loro si sono anche certificati. Grazie e ripasso la parola alla regia. Allora, grazie mille, grazie Franco. Io darei la parola a Rosa, ci prendiamo qualche minuto in più. Rosa, appunto, se vuoi fare delle conclusioni. Sì, grazie. Io intanto volevo davvero ringraziare tutti. Alcuni di voi hanno chiesto come mai questo corso e questo webinar, come mai questo webinar fosse così tagliato sulla nuova edizione. Sì, effettivamente è stato tagliato sulla nuova edizione, ma volevamo anche ridare il contesto alle persone che hanno già seguito il corso, proprio perché abbiamo visto anche dai risultati, dalla partecipazione, che era proprio necessario rispiegare quale fosse il contesto, riraccontare il contesto. D'altra parte, poi l'intervento di Maura vi ha anche permesso di capire quali sono i risultati finora ottenuti. Noi crediamo molto in questa iniziativa. Come vi dicevo, è un'iniziativa che mettetevi anche nei panni nostri di chi sta organizzando questo corso, di AICA, di Umana, del Formez. È un'iniziativa che è stata messa a disposizione gratuitamente. Ma come diceva anche Maura, questo non significa che noi non siamo impegnati tutti su questa iniziativa, a portare avanti questa iniziativa. Questo significa che abbiamo una ventina di persone che girano attorno a questa iniziativa per rispondere alle richieste dei partecipanti e per far funzionare questa macchina, che, come avete visto, è una macchina abbastanza complessa. Quindi di nuovo il mio invito è: cogliamo tutti questa occasione, perché non pensiamo che perché è un'iniziativa a titolo gratuito, un'iniziativa che vale moltissimo. E appunto, e cogliamo questa occasione. La pubblica amministrazione ha poche occasioni di avere formazione, questa è una di quelle, e quindi veramente vi invito a prendere il meglio, anche perché, come dicevano anche i relatori che mi hanno preceduto, questa è proprio la caramella che apriamo per assaggiare quelle che sono le competenze digitali. Apriamo questa caramella, assaggiamola e poi andiamo avanti e individuiamo ciascuno poi un successivo percorso, eventualmente più specialistico, eventualmente più legato alle attività lavorative che ciascuno di noi porta avanti nell'ambito della propria amministrazione. Io vi saluto, vi auguro buon lavoro e ci rivedremo presto, ci rivedremo a fine febbraio e rifaremo il punto di nuovo sulla situazione e sull'andamento del corso. Grazie a tutti, grazie a Formez, grazie a Patrizia, grazie a Franco Patini, grazie a Riccardo Squizzato, a Pierfranco Rotto e a Maura Montironi. Ci vediamo presto. Arrivederci e buon lavoro. Grazie mille. Grazie Rosa, grazie a tutti per la partecipazione.
Allora io ringrazio quelli che hanno finito e saluto quelli che hanno concluso la precedente edizione e per invece chi si iscrive questa volta rimanete collegati con la pagina, sulla pagina di Eventi PA per avere la data esatta appunto del prossimo incontro. Vi rimando alle linee guida che sono sempre pubblicate sulla pagina di Eventi PA per ricordarvi le istruzioni. Tutto quello che abbiamo detto stamattina le trovate anche sulle linee guida che sono già sulla pagina di eventi. Grazie mille e a risentirci. Grazie.